Leonardo Candellone con il Novara, 100 carrellero verdi, 200 in carriera. Quanta emozione c'è nell'aver tagliato questo traguardo, oltretutto con i 3 punti? E Pordenone, possiamo dirlo, è la tua seconda casa. Ma sicuramente sì, i numeri parlano chiaro. Nella mia carriera ho fatto più o meno sulle 200 presenze, metà le ho fatte qua, quindi vuol dire che sono stato bene, che sto bene, che sto bene qui con l'ambiente, con la società. E poi sicuramente un traguardo che mi rende orgoglioso. Comunque volevo arrivare a questa cifra e poi farlo con. Comunque una vittoria così bella e così importante in questo momento rende anche tutto più bello. Quella prima straordinaria stagione 18-19, poi la primissima in B, sia per il club che per te come impiego continuativo, e poi il ritorno lo scorso gennaio. Che flash ti vengono in mente di questi anni neroverdi? Ma sicuramente per fortuna sono stati degli anni dove ho ricordi prettamente positivi, quindi magari penso alla gara di Trieste quando vincemmo il campionato o con la Giana quando poi fummo incoronati vincitori del campionato o magari la prima in B che è stata sia per la società sia per me l'esordio in Serie B, quindi devo dire tante cose belle che sono successe in queste appunto 100 presenze col Pordenone. Sei il quarto del gruppo con almeno 100 presenze neroverdi dopo Burrai, Zammarini e Bassoli. Ti senti un po' ai gradi di senatore? No, senatore no, dai, però sono, devo dire, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, di comunque, come dire, avere magari una piccola responsabilità in più, essendo qui da abbastanza tempo, quindi penso che poi siamo sulla strada giusta per cercare di fare qualcosa di importante. Con il Novara avete conquistato la quarta vittoria consecutiva che vi ha permesso di consolidare anche il primato. Che partita è stata e come vivete questo bellissimo momento? Ma sicuramente è stata una partita difficile perché poi loro arrivavano come secondi e comunque sappiamo che il Novara, come ha dimostrato finora, ha un'ottima squadra, ha fatto risultato con comunque il Vicenza, con tante squadre che comunque sulla carta cercano di vincere questo campionato. E per quanto riguarda la partita, penso ci sia poco da dire per chi l'abbia vista, comunque abbiamo fatto, penso, sempre noi la partita, sempre ordinati, compatti, si vedeva che volevamo vincerla a tutti i costi e poi alla fine è arrivato questo gol che era importante per noi. 3 gol, 4 assist e un lavoro per la squadra fondamentale, evidenziato tra l'altro da Ieti, match winner contro il Novara, nel post partita, che dice: sì, la difesa subisce molto poco, però il lavoro degli attaccanti davanti è fondamentale. Quindi, come giudichi la tua annata? Ma sicuramente fino ad ora positiva, ovvio avrei preferito magari fare qualche gol in più, però il campionato è lungo, le occasioni ci sono sempre state, quindi siamo sereni, comunque io in primis, anche tutti gli attaccanti davanti, non è un problema, l'importante è essere sempre concentrati ogni partita perché si vede che sono tutte difficili. E poi l'importante, secondo me, prima di ogni cosa, è non prendere gol in questa categoria perché, come si è visto sabato scorso, prima o poi chi ha le qualità un gol lo fa sempre. Con Aie vi siete scambiati i ruoli. Perché Sì, con Aie vado dietro la prossima volta e lui vede beh, quella palla lì tu l'hai davanti. difesa alla grande. Sì. E appunto dicevi dei tuoi compagni, insomma, hai giocato tanto con Dubi, c'è Piscopo, è andato molto bene con Novara, aspettando il recupero di Magnaghi, adesso c'è di nuovo Palombi. Descrivici un po' questo attacco. Ma sicuramente siamo tanti giocatori, secondo me, per questa categoria, tanti di livello alto, secondo me, cioè è un grandissimo organico, secondo me, a livello offensivo. E
E poi si è visto chi gioca gioca, siamo sempre, abbiamo sempre fatto bene, poi i numeri lo dicono, siamo lì sopra, più 5 fortunatamente adesso, quindi penso che non ci dobbiamo fasciare troppo la testa lì davanti, chi gioca o chi entra ha sempre fatto bene, quindi continuiamo su questa strada. Domenica ci sarà un altro esame, se possiamo chiamarlo, in casa della Pro Sesto, che è reduce da questa rimonta incredibile. Complimenti a loro con il Renate. E è una squadra che sta volando, perché insomma quella che ha il rendimento più alto, insieme probabilmente al Pordenone. E che gara e avversari ti aspetti? Ma sicuramente da loro, in casa loro, mi aspetto una gara molto, molto fisica, molto sulle seconde palle, comunque di ritmo alto, livello alto. Poi sicuramente non è che sono lì per puro caso, quindi avranno comunque giocatori forti di tecnica e sarà una bella battaglia secondo me. Però se riusciamo a indirizzarla come vogliamo, possiamo anche lì fare risultato pieno. Non mancheranno anche i nostri tifosi, insomma, che in trasferta comunque sessantina, settantina, cinquantina, dipende dalle trasferte. Quanto è importante avere in tutto questo percorso un riferimento nero-verde anche in Lombardia? Insomma, tanto le trasferte sono lontane. No, sicuramente è una bella cosa. Poi, fortunatamente stiamo andando bene, noi trasciniamo loro, loro trascinano noi, quindi è una cosa in simbiosi e fa piacere anche vedere magari l'ultima Piacenza, che comunque c'era un bel settore ospiti. Comunque è una cosa che fa piacere, si sentono e anche a fine partita è bello comunque esultare con loro.